Bene, eccoci qua, eh, buonasera a tutti, e insomma apriamo con uh, le note dei Pink Floyd perché dovete sapere che l'ospite di stasera è una grande fan dei Pink Floyd e già questo ti dà 100 punti di vantaggio, Martina, già, diciamo già subito il suo nome, eh, ciao Martina, bentrovata oh, qui. Ciao Vito, buonasera a tutti. Come stai? Come, come, ti va, come ti va? Bene, bene. Ti ringrazio per i punti di vantaggio, ma è <ride> sempre bello è certo. condividere le passioni. Ecco. Assolutamente, assolutamente, <ride> con me, con Pink Floyd. Come dire, sfondi una porta aperta e oltre, insomma, quindi eh, grazie per questa condivisione. Ho apprezzato sì, assolutamente quando mi hai detto apriamo con i Pink Floyd, io ho detto wow, grazie. Sì. Ti prego. <ride> Vabbè, bene, credo una sia tra i Pink Floyd e Pupo però. Mh... E anche, cioè, anche Pupo forse poteva essere... The Great Jig in the Sky era diciamo più poetica e quindi è scelto quella però... infatti, infatti guarda per un tantino così Pupo non stava per vincere però <ride> però e insomma un po' fermato <ride> Beh, direi che, oltre alla, come dire, alla bellezza estetica di, della canzone, direi che eh, come dire, dicevamo prima in, in, quando abbiamo fatto qualche prova tecnica prima di iniziare, qual è il tema della serata. Diciamo che il tema della serata è l'espressione, l'arte, la comunicazione. Direi che questa ci azzecca tutta, perché insomma. Eh, chi più dei pink Floyd hanno saputo utilizzare la musica per comunicare anche senza parole. Come esatto, esatto. Questa... Eh, comunicazione a tutto tondo. Poi The Great Ging in the Sky e la solo di Claire Torri è fantastico perché è, è stato totalmente è, è, espressione, cioè quelle arte, nel senso che l'improvvisazione è totalmente. Pura e di cuore, quindi, comunque, la, la, questa, questa canzone cioè, mi tocca particolarmente perché poi, eh, quando mh, un artista fa una cosa, perché, eh, gli altri lo definiscono artista: <ride> eh, fa una cosa e riesce a comunicare, eh, a far provare delle emozioni, che è quella, secondo me, la funzione principale dell'arte. Eh, applausi. Bene, bene, infatti, proprio a proposito di improvvisazione, un altro piccolo aneddoto per scaldare un po' i nostri telespettatori. È che mentre stavamo appunto facendo le prove, gli ho detto: Guarda, provo a definire una scaletta, no? facciamo qualche domanda. E lei ha detto: Ma no, andiamo a braccio. Io l'ho adorata perché tutte le volte che mi chiedono di fare le domande io mi trovo lì a inventare delle cose quando è fantastico e viene molto meglio quando si improvvisa. No, allora, io sono... allora, io sono per l'improvvisazione perché è proprio è una mia filosofia di... Di gestire le cose nel senso che eh, sono ovviamente programmatica perché se no non, non, eh, non si può campare però eh, sono del parere che mh, quando una cosa viene fatta spontaneamente a, assume tutto un altro senso significato e mh, eh, arriva per quello che deve arrivare nella sua verità ecco. quindi Questa mia richiesta eh, perché è solo bello. E eh, altra cosa, quando tu mi hai detto, ti ringrazio di, eh, di volermi definire all'inizio della, della chiamata, quando tu mi hai detto come ti presento. Martina, perché cioè, sono contraria anche alle definizioni, perché mh, attualmente diciamo che per mio parere, sempre un parere personale, stiamo etichettando un po' troppo, quindi non, mh, sono, sono un po' allergica su me stessa alle etichette, quindi la, lascio, agli altri, la, lascio agli altri l'arduo compito di etichettare. Eh! Questo è proprio un ergo compito, ma non voglio neanche io assumerlo, quindi direi: a proposito di presentazioni, io dico solo che sei laureata in comunicazione e il resto te lo lascio a te. Insomma, per introdurti brevemente, poi andiamo un po' nel succo della serata. Che questa serata è molto importante perché oltretutto è altrett una vigilia, ma adesso scopriremo di che cosa. Dopo la presentazione di Martina. Martina, a te la parola per quindi, due o tre eh, righe di presentazione. Allora, eh, sono Martina Raschilla, eh, come diceva Vito, sono laureata in comunicazione, eh, sono stata sempre appassionata del, della comunicazione in qualsiasi, eh, in qualsiasi modo si faccia, nel senso che basta avere un emittente, un ricevente, un mezzo, eh, un medium. Medium, che dirsi voglia, eh, è, è comunicare un messaggio. Eh, attualmente mi sto focalizzando sulla narrazione di storie, eh, e diciamo che eh, questa, questa cosa, diciamo che verrà <ride> presentata domani, questa cosa che prima non, non aveva una definizione, perché eh, c'era solo una storia, e eh, poi, diciamo. Come ne, nella mia impostazione di vita mi sono lasciata trascinare nel, nel raccontarla, mh, per quello che mi sembrava, mh, ovviamente, un mio pensiero, perché, eh, è, tra virgolette, la, la, il compito dell'autore dare un senso a, a una narrazione, ma eh, lasciare che eh, la storia parlasse da sola, anche quindi. In questo lavoro c'è un mio percorso personale, c'è tante mie attività che eh, c'è cioè, molto di me all'interno di questo, chiamiamolo lavoro. E sono soltanto felicissima che una cosa nata così casualmente stia eh, avendo eh, un inaspettato merito eh, perché è davvero nata casualmente. Bene, bene, stiamo parlando per, anche per chi ci sta ascoltando eh, di un corto che si presenterà domani, eh, di cui eh, Martina è stata autrice e writer, e si chiama Chiano Chiano. E il titolo è Chiano Chiano, storia di un ecologista inconsapevole. Insomma, l'ecologia c'è sempre un po', no? anche in tutti i programmi di Abzin, se non c'è l'ecologia, insomma, non siamo contenti, ma devo dire che eh, tra, come dire, tra gli ecologisti si trovano anche eh, delle persone in gamba come io ritengo sia, sia Martina. Ma vuoi dirci qualcosa di più insomma su questo piano piano e su questo sottotitolo? Adesso senza allora, voler, come dire, rubare alla palla. Non pala... faccio spoiler. Non facciamo spoiler. <ride> non farò spoiler, anzi, spero che davvero di poter, potertelo far vedere quanto prima. Eh, allora, diciamo che l'ecologia è il tema principale che eh, mi ha accompagnato eh, negli ultimi anni perché proprio è stato un viaggio di scoperta, tra virgolette, nel mondo dell'ecologia. Eh, sono stata sempre sensibile del, dal punto di vista tematico a tematiche sociali e culturali, proprio per propensione personale sono stata sempre un po' a, nel mio piccolo attivista, diciamo. Eh, come potevo e nelle mie potenzialità. Eh, il tema dell'ecologia mi è molto caro perché è un tema che, eh, diciamo, mh, tralasciando gli ultimi anni, che, eh, diciamo, ha avuto una rivalsa grazie ovviamente ai movimenti mondiali del uh, Friday for Future, uh, Extinction Rebellion, o comunque di Lega Ambiente e altre eh, WWF, e altre ovviamente... Eh, associazioni che si spendono ogni giorno perché l'ecologia venga eh, rispettata. Eh, sono, diciamo che l'ecologia è il, eh, il principio di equilibrio no? sociale più che altro eh, tra uomo, eh, tecnica e natura. Quindi la, la mia, diciamo, la, i miei pensieri, il mio studio si è concentrato principalmente su quello e sono stata tra virgolette trovata da, da questa storia eh, ho conosciuto questo eh, fabbricante di, di cesti che in dialetto si chiamano panari eh, e sono fatti ovviamente in materiale naturale io conosco armando che è ovviamente è il, il panararo eh, casualmente, grazie a un'amica che avevo accompagnato nel paese dove vivo, Armando con sua moglie Caterina, altra donna fantastica perché ricama, eh, quindi è una donna di altri tempi. Conosco, grazie a questa, ad aver accompagnato questa mia amica in un, a fare un murales per la riqui, riqualificazione di un centro storico di questo paesino nella provincia di Reggio Calabria, la accompagno e conosco loro che eh, mi, mi, totalmente mi investono perché mh, a, avevano, hanno una, una passione negli occhi che eh, solo, mh, cioè, solo chi eh, vive al di fuori di un contesto urbano eh, può, eh, può vedere tra virgolette e mh, può averci a che fare mh, dal punto di vista di... Eh, mh, di relazione, cioè, forse non mi sto spiegando bene, il senso è questo, che eh, io comunque vedo loro e eh, quasi me ne innamoro perdutamente di, di come la maestria di eh, Armando, che fa Panari, e eh, di sua moglie Caterina che ricama, eh, fossero eh, totalmente eh, uniche, però nello stesso tempo dimenticate. Quindi parto da, da, da un concetto eh, ecologico che ovviamente mi ha affascinato il fatto che Armando utilizzi materiali 100% eh, in natura, quindi a costo zero sia per lui che per l'ambiente, eh, trova ovviamente con la conoscenza e competenza di solo chi eh, ha una storia e lo impara da solo tramite eh, una, una maestria tramandata dalla generazione precedente a riconoscere. Ed aspettare eh, la natura perché faccia il suo corso e perché permetta all'uomo di eh, effettivamente lavorare, che è un principio ecologico che una volta si aveva e adesso un po' si, ci si è dimenticato un po' di averlo avuto. Eh, dicevo prima che è, 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 è raro trovarlo in un contesto cittadino perché ovviamente eh, il cemento fa dimenticare la terra. Eh, se vogliamo semplificare questo concetto. Eh, in periferia ovviamente è molto più facile trovare queste storie, eh, davvero è davvero emozionante e poetico è stato emozionante e poetico raccontarle. Eh, quindi, Ecologista inconsapevole, poi il sottotesto, diciamo, il sottotitolo del, di Piano Piano. Eh, perché ovviamente mh, Armando non, uh, è inconsapevole di essere un ecologista, nel senso che comunque eh, ehm, ha vissuto, eh, cioè eh, la, la sua arte, è eh, totalmente inconsapevole, non, non, eh, non, non ha, eh, come ti posso dire, eh, non ha una scuola tra virgolette, che li abbia insegnato a fare questa cosa. Quindi eh, la, tutto un ragionamento ecologico eh, di, una, di un concetto eh, sociale, economico, filosofico, perché l'ecologia è abbastanza trasversale, è, è fantastico ed è mh, di una mh, bellezza unica che ovviamente ce l'abbiamo sotto gli occhi, e spesso non sappiamo spesso non sappiamo che c'è, e quindi mi ha emozionato raccontarla. Tutto. Eh, devo dirti che traspare anche dal tuo racconto, questa emozione. e <ride> eh, Devo dire che io purtroppo, come tu sai, vivo in un contesto di città per la maggior parte, diciamo, del mio tempo, anche se. Uh, e qui lo dico che insomma Martina come avete capito dalla, sia dal, diciamo, dal nome del corto sia dal anche citato è calabrese e anch'io ho origini calabrese quindi come dire ho core zona come dicono in calabria <ride> e... però mi anch'io mi rendo conto per esempio quando spesso vado giù di questo stacco e di come è bello uh, quello proprio che descriveva Martina rivedere e riscoprire anche queste arti antiche che ti danno proprio il senso del, dell'ecologia, del, del, di un contatto con la natura eh, quasi, come dire, non voglio dire naturale, ma eh, quasi, come dire, mh, ovvio, non ovvio nel senso... Sì, sì, sì. Eh, ma, come dire, una cosa rutinaria, cioè noi spesso nelle città adesso vogliamo riscoprire il contatto con la natura. Facendo proprio il paragone con, con Milano, Milano adesso sicuramente sta, sta cercando di riscoprirsi anche green, eccetera, eccetera. Ma eh, lì è praticamente una naturale. cosa innata: esatto, esatto. naturale, innata. E quando tu descrivevi appunto l'arte di. Uh, sono, forse hai detto il nome, adesso me lo ricordo Armando. Armando, esatto. Mi, mi veniva in mente mio zio, perché mio zio è anche un pagliaro e, e fa de delle cose bellissime, però appunto non sapendole, non ha studiato, semplicemente con la pratica ha affinato, affinato ed ha una sapienza e una, una maestria, come dire, stupefacenti. Sì, sì, esatto. Eh, esattamente quello allora, quello è il centro eh, diciamo che è stato l'espediente narrativo per fare un discorso più ampio nel senso che comunque io parto dalla storia di Armando e Caterina che ovviamente come dicevi tu eh, sono eh, Armando è un ecologista inconsapevole perché ciò che eh, cioè non è un peccato vivere in città è, è ovviamente avere una sensibilità di non considerare Uh, queste cose uh, come soltanto um, uh, una cosa tra virgolette moderna che si è scoperta adesso ma il senso anche del cortometraggio era far uh, fare una riflessione sul fatto che queste maestrie l'ecologia è da sempre uh, esistita nel, in un contesto rurale cioè i lavori di Pasolini eh, si basano essenzialmente su questo nel senso che eh, Pasolini era un poeta di periferia con tutto eh, lo scibile umano a livello di, di, di tematiche che la, la periferia eh, può, eh, può tirare su, può tirare in dibattito ovviamente. La, la questione è che ovviamente in città eh, non ci si deve dimenticare, secondo me, di, un, di una umanità eh, che è la natura, poi, no? che, che l'essere umano ha e che deve difendere. Eh, altre, altre due tematiche che infatti sono trattate nel corto. Uh, sono diciamo una, a parte le, le sapienze diciamo territoriali che si stanno un po' perdendo perché ovviamente corsi di formazione sui panari non ce ne sono, uh, ovviamente i panari non hanno mercato perché ovviamente uh, non hanno un mercato così ampio come ce l'avrebbe, faccio un esempio, un contenitore di plastica, però ovviamente voglio spiegare alla Maria che dura di più e, e che è fatta in <ride> materiale naturale. Comunque, eh, questo sto, sto, sto divagando, però eh, diciamo che ogni tematica, poi si sì, 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 può espandere all'infinito, eh, le due tematiche che... Mh, poi nel, nel corto sono diciamo la distanza eh, sociale che la cosa molto interessante è che eh, questo cortometraggio è stato girato prima del, del, del primo lockdown eh, per ovviamente il covid-19 eh, e la tematica del distacco sociale è, è stata ancora più evidenziata e più esasperata da, da, ovviamente dal dalla situazione che tutti in Italia abbiamo vissuto e tutti nel mondo poi abbiamo vissuto, no? Di questa distanza eh, sociale a livello umano. Mm -hmm. eh, ed è proprio la tematica, la seconda tematica del, del, del corto, perché diciamo che questa distanza c'era comunque anche prima: nel senso che ognuno era eh, focalizzato sul eh, massimizzare ovviamente, da da una società, un, uno stile di vita di tra virgolette, passano il termine, di consumo indotto, eh, dimenticandosi, eh, cioè passando la vita a correre, eh, dimenticandosi che magari fermarsi e ascoltare prima eh, se stessi e anche gli altri, ti permette di agire in un principio ecologico di, eh, diciamo, di capire quali sono i tuoi bisogni reali e quali sono i, i bisogni della comunità. E l'altro principio, ovviamente, l'altra la, la tematica è, eh, la tematica connessa a questo è il, il principio di comunità. Perché ovviamente prima del COVID, e poi ancora di più dopo il COVID, si è riscop... cioè, la, la, la comunità che, che non c'era prima, o che c'era in determinati piccoli contesti, o parliamo anche di comunità digitali, assolutamente. E tutto questo è stato eh, maggiormente amplificato dalla situazione della pandemia. Quindi, la, diciamo, una, eh, una necessità da parte dell'uomo di non concentrarsi più sulle cose, ma sul senso che le cose hanno. Quindi, eh, non concentrarsi sul. Uh, sul uh, Magari sul, sul eh, oggetto in sé, insomma, sull oggetto in sé ma sull'adempiere a un processo di, di purtroppo di, di consumo che ci vede non persone ma consumatori. Eh, che quindi ci porta diciamo, a ragionare per massimizzare la nostra, cioè sono un po' tecnica, magari massimizzare la tra. nostra utilità personale. Eh, eh, Pregandoci altissimamente del, eh, del benessere collettivo. Certo, certo, benessere. guarda, Quindi... belle, belle queste parole, ti dico una cosa proprio su Abzin sulla, sulla nostra piattaforma, eh, io e anche altri autori abbiamo scritto di come il, il Covid ci, ha, ci abbia fatto riscoprire due cose: la reciprocità, e il senso di comunità, anche come dire in modo severo, eh? perché questo fatto di essere distanti, cioè di dover distanziarsi e di dover portare mascherine, di essere, stare attento l'uno all'altro, è, è come se appunto anche la natura ci, ci facesse dire, ci, ci dicesse, ecco, voi non avete scoperto il valore della reciprocità, adesso vedete cosa significa, capito? Adesso dovete stare distanti per forza, come vi sentite? è quello della comunità, perché nelle prime fasi, prima dei vaccini, anche lì dovevamo tutti collaborare affinché ci fosse un contenimento, quindi tutti siamo dovuti stare a casa, tutti dovevamo stare attenti punto a come ci muovevamo, e è una cosa che abbiamo scritto e che ti anticipo staremo anche scrivendo un articolo scientifico su questo, il sì, tema sì. della resilienza di comunità, e che quindi... Eh, diciamo questa pandemia ha ris fatto riscoprire la resilienza di comunità che è la stessa che poi venendo a un altro tema ecologista servirebbe per il cambiamento climatico però magari dopo apriamo anche quel, quel topic collegandolo anche magari al, al tema del, eh, dei valori tradizionali eccetera eccetera eh, però insomma una, una cosa per volta che sennò No, dire... no, no, ma è anche connesso al cambiamento ovviamente climatico perché eh, cioè, il primo lockdown non ci ha, tra virgolette, insegnato nulla, eh, nel senso che eh, noi stando fermi in casa eh, abbiamo avuto fisicamente l'effetto eh, da parte della natura del nostro, eh, della nostra inattività completa. Nel senso che se tu ti vai a riscoprire tutto ciò che eh, un anno fa è successo in quei quattro mesi in cui eh, tutti ci siamo non arrestati, ma facevamo quello che era, tra virgolette, necessario adesso non sono a favore del lockdown assolutamente, perché stiamo un attimo sbarellando tutti. Però la, la questione è che ovviamente la, eh, il Concentrarsi su quello che davvero un essere umano ha bisogno per vivere e non solo sopravvivere è eh, necessario, perché se la laguna di Venezia si totalmente pulisce nel giro di eh, eh, quattro mesi di totale inattività, eh, non, è, eh, non mi voglia il settore del turismo, assolutamente perché eh, non, non, sto facendo, non, non vorrei essere frentesa. Però beh, parlo dal punto di vista ovviamente naturalistico eh, ed ecologico e di rispetto de della natura, poniamoci una domanda sul eh, cosa possiamo fare per ridurre il nostro impatto ambientale. Certo. E se quello che non, non, eh, ha una, un alto impatto ambientale, eh, che costo ha per noi, dal punto di vista di bisogno? Mm, penso che molte cose che ci circondano, non diciamo, possiamo limitarle assolutamente, assolutamente ci ha fatto riscoprire un po' come dicevi prima tu, l'essenziale, no? Quell'essenziale sì. che poi significa anche ehm, quel, quell'idea di, di consumare e di avere un impatto, un'impronta eh, giusta sul nostro pianeta. Cioè, allora chiaramente bisogna dirlo, bisogna. Essere, cioè, è normale che un essere umano abbia un impatto sulla natura, la trasformi, perché non sarebbe vivo se non fosse così. Eh, ma il problema è eh, il concetto proprio di sostenibilità, è utilizzare le risorse affinché si possano rigenerare e affinché lo ste come dire, le stesse possibilità di utilizzare quelle risorse siano garantite alle generazioni future. Quello che è successo diciamo nel, eh, nello scorso secolo, negli scorsi eh, a, a, quindi a, a seguito della rivoluzione industriale, è che il ritmo è stato così veloce e eh, così dirompente che chiaramente non c'è stata più la possibilità di rigenerarsi, cosa che è appunto questo lockdown. È vero anche ad esempio per la qualità dell'aria, su questo lo posso dire sul caso, come dire, lombardo, la qualità dell'aria sotto certi punti di vista. Per alcuni inquinanti è migliorata. No? Questo, questo fa, deve far, far riflettere, insomma, ci deve insegnare sperabilmente qualcosa. Certo, ma... e qua veniamo al terzo, alla terza tematica, perché è, è, è perfettamente, cioè, non, non ci siamo preparati niente, ma è perfetto così perché praticamente la terza tematica è l'impatto ambientale dell'uomo sulla natura, nel senso che il, nel documentario c'è anche questa tematica, ed è diciamo, la causa, diciamo, mostriamo le cause di un uh, inevitabile uh, sistema consumistico che vede l'uomo uh, purtroppo uh, il, diciamo, uh, come, come sfruttatore della natura. Eh, senza preoccuparsi degli effetti che ovviamente la sua, la sua azione ha sulla natura stessa. Eh, io non sono contro la tecnologia, eh, contro la tecnica, contro il progresso, contro, cioè non dico che si dovrebbe, ovviamente non, non sostengo che si dovrebbe ritornare all'età della pietra, perché all'età della pietra eh, magari l'uomo non aveva nessun impatto con la natura, però eh, diciamo che anche lì, eh, cioè, nel senso... Eh, eh, non, cioè, si deve mantenere un equilibrio tale da eh, far eh, agire tutto eh, di accordo eh, e quindi la, la, la questione è che ovviamente la, eh, noi abbiamo fatto il problema della plastica ma non è soltanto la plastica nel senso che la plastica è la, la, la punta dell'iceberg di un sistema che eh, purtroppo in tutti i settori eh, ti fa pagare meno eh, qualcosa che tu devi comprare come nuovo eh, e ti fa pagare di più eh, aggiustare quella cosa. Eh, quindi eh, se posso riassumere gli enormi concetti che ci sono connessi in questa piccola, in un minuscolo spazio vitale, diciamo così, <ride> per, per fare una citazione. Però... Ecco, secondo me cioè, la, il lavoro che, che di scrittura che ho fatto era per, per far eh, nascere un dibattito eh, su ovviamente un, delle tematiche eh, dal, dal reale per creare un altro reale. E che ovviamente cioè, eh, spero che servano per... Eh, per interrogarsi e per uh, ovviamente creare un dialogo e uh, creare un, una riflessione più, più che altro sul concetto di benessere. Nel senso, quale tipo di benessere, cioè uh, la ridefinizione del concetto di benessere personale, cioè che cosa ti fa star bene mm -hmm. e, e, e che cosa fa star bene gli altri, che poi è alla, uh, è alla base di, del, proprio il cardine de, di una comunità, no? Eh, e quindi eh, forse dovremmo rimodificare il nostro concetto di benessere eh, e credo che ovviamente un equilibrio tra tecnologia che sta andando avanti e deve andare avanti ma con un rispetto diciamo dell'ambiente dell che deve essere mantenuto eh, con uh, un'evoluzione dell'uomo che è, è naturale è, è, eh. ed è logico che sia, che sia così ecco Certo, no, è molto bella questa anche riflessione sul benessere, ed è una cosa che tra l'altro con Martina una volta ne abbiamo discusso proprio riguardo al lockdown, che in questo lockdown eh, a volte si è, come dire, si è riscoperto anche un benessere inaspettato, ma lo dico anche io che, come dire, mi sono riappropriato un po' delle, dei miei spazi casalinghi, diciamo così, no, che avevo forse... Eh, un po' trascurato, devo dire la verità, eh, volendo, volendo insomma, volendo trovare forse troppo fuori anche la. No, cioè io amo stare fuori, amo viaggiare, amo, amo eh, visitare altri luoghi, ma forse anche qui, nella, cioè nella, nella mia domus, ci sono delle cose che, che possono darmi quel benessere, che poi mi fa stare bene anche altrove. Nel senso, eh, questa cosa è una cosa che devo dire personalmente proprio su questo tema. Ho riscoperto, ma così come, come riscopro ogni volta che per esempio visito borghi, visito paesini, eccetera, eccetera, in primis il mio calabrese che è nel cuore, eh, quel benessere non avendo nulla. Io mi ricordo, ti, ti, ti faccio questa aneddoto, Martina, quando i miei compagni di classe tornavamo dalle, dalle vacanze e tutti dicevano, dove sei stato? A Rimini, a Riccione, Ibiza ah che cosa hai fatto a discoteca chiedevano a me dove sei stato eh, a San Lorenzo Bellizzi cosa hai fatto cosa c'è lì discoteca no non c'è niente e eh, che cosa non ti annoiavi no stavo fino alle 5 di mattina a divertirmi sì 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 ma infatti eh, cioè, io pure che studi ho studiato a Roma eh, cioè, eh, ovviamente, le vacanze. di cioè, il primo La prima finestra utile, eh, ovviamente riscendevo, riscendevo come si suol dire, riscendevo giù. Yeah, sì, sì, sì. Esatto, perché se sali a Roma, scendi in Cambria. <ride> 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 eh, la questione è che, ovviamente, anche a me chiedevano dove fossi stata, no? Perché, ovviamente, tutti eh, viaggiavano. Ho viaggiato anche io al, al di fuori della Calabria, ovviamente, però eh, la cosa bella è che io tornavo con molto piacere a fare le vacanze qui, eh, perché comunque quello che tu hai, ricordo del... Eh, del cioè, di San Lorenzo Bellizio, ce l'ho eh, qua eh, con eh, l'appuntamento classico alla piazzetta in, in paese o comunque al borgo, quindi comunque... Sono, è una dimensione umana che eh, ovviamente in città, tra virgolette, ti manca, nel senso che forse è diversa, perché qua i, i ritmi sono più lenti, da qua il piano piano, piano no? Piano piano. È, è quasi, eh, cioè, forse quasi brasiliano come, come eh, tempistica, no? Perché se a Roma magari devi uscire un'ora prima... Per, per i mezzi eh, qua ti può succedere anche che ed è bello che succeda che incontri mh, un tuo amico per strada mentre stai andando a fare la spesa e oh, ovviamente ti, ti devi il percorso tra virgolette no? quindi non sei eh, eh, non viaggi su due binari dritti ma ti fai anche coinvolgere da eh, una vita che in città ti passa, tra virgolette, un po' attraverso in un certo senso. Sì, sì, che... sì, sì, mm. senza, allora senza voler cadere nello stereotipo adesso. No, no... No, no, aspetta, no. non facciamo stereotipi, perché ovviamente no, è no. già passato. Sono, sono già bastati i... i... gli spot sulla Calabria, quindi <ride> no. entriamo. No. No, però volevo dire, mi ha fatto venire in mente la scena di Benvenuti al Sud, quando lui alla fine della mattinata sfigliava tipo 20 caffè perché ogni volta faceva una tappa al bar. Di no, un, di vabbè, qualcuno. allora aspetta. E, 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 cioè, e non è che al sud si faccia tutto in maniera sempre lenta, nel senso che il bello qua è anche diciamo, eh, andare a due velocità, nel senso che. Facciamo la ci lancia, cioè eh, io lavoro in Calabria, <ride> nel senso so che no, no, no guarda, no, su questo assolutamente eh, anche io, guardo ultimamente anche io, in realtà, negli ultimi anni in, in Calabria eh, ci vado anche, diciamo, non per lavoro, però non solo per vacanze, diciamo così, eh, per attivismo, eccetera, eccetera. Anche lì, il, tuo, il tempo corre, non è che poi quando ti metti a fare le cose. Ma basta pensare, guarda, c'è anche le attività che ci sono. C'è una signora fantastica che fa il pane, si alza alle 6 di mattina e se ne va via alle nove di sera. continuativo. quindi Sì, ma eh, Vito, nel senso che questa comunque è eh, cioè, qualsiasi realtà di, eh, di, di, di non cittadina, è così, e la cosa bella eh, cioè, è quella, nel senso che la poesia di eh, di, di una, eh, de, della, del vivere in un contesto che non sia cittadino e ti far riscoprire comunque altre, altre priorità di, di te stesso e di, eh, de, diciamo di quello che eh, anche tu puoi fare per la tua comunità stessa. Cioè, certo, certo. E, e quello è il bello, si ha più tempo per sicuramente per... Eh, eh, cioè non è il luogo, eh, ecco, eh, allora forse abbiamo un attimo, mh, cioè, raccontando delle nostre esperienze che sono sicuramente legati eh, a ricordi, che ovviamente sono bellissimi, ma eh, per, magari per chi ci ascolta, cioè, non vorrei che fosse eh, una eh, contrapposizione, nel senso che... Uh, viviamo già in contrapposizioni troppo nette uh, in un mondo che è fatto di schieramenti uh, pro e contro, nel senso che uh, di vite uh, giuste, non cioè non è giusto vivere in città o giusto vivere in periferia o in un contesto più, uh, chiamiamolo, distaccato dal, da un contesto cittadino, uh, perché periferia ormai ha assunto un, una connotazione un po' negativa, diciamo, nel... nel eh, nel, nel, nel panorama eh, diciamo dell'accezione dell pubblica. Ecco. Eh, la questione è che eh, non c'è un luogo eh, adatto e, ed è questo il punto centrale, è che eh, tutto sarebbe molto più umano se la gente si prendesse il tempo per ascoltarsi. Quello mm. è, secondo me, il, uh, il fulcro, nel senso che uh, lo puoi fare in qualsiasi modo, nel senso che c'è gente che medita, gente che ascolta musica, gente che si legge un libro, qualsiasi cosa, che, gente che va al fiume, al lago, al mare, in montagna. Cioè trovare il cosiddetto flow, un'attività che ti uh, permetta di astrarti no? dal, dal certo. mondo circostante e che ti faccia. Giustamente rigenerare eh, concentrandoti su, su quelli che sono i tuoi bisogni, per poi anche eh, agire nel, nel, nel migliore dei modi anche per gli altri perché, eh. Eh, cioè poi almeno questo, questo è, è, è la mia idea de, di, di, ag di agire ecco. eh, e non potrei fare eh. altrimenti. Eh... No, ma è, mo è molto bello quello che dici, perché appunto mi è piaciuta questa cosa che dici non c'è la contrapposizione, anche perché eh, può essere che A le, le due cose siano complementari, B che in realtà sia una sorta di state of mind, non un luogo, no? Quindi... Cioè io la poesia l'ho trovata anche in città a Roma, nel senso che comunque la, la bellezza la trovi ovunque però la bellezza è dentro di te, è come guardi le cose, non, non, fare, non, non, non è un luogo comune, però eh, né, voglio essere eh, superficiale, però eh, non voglio fare frasi fatte, però comunque è tutto dal, da che punto eh, guardi le cose. Eh. Il mondo è come lo fai dentro la testa, lo sai, no? Esatto, però... esatto. <ride> E con questo, allora, dato che ci siamo detti con Martina che oggi è una portata a scialla, quindi a me è arrivato il caffè. Non so se lo vedete, no? Non so se sì, tu. al caffè, c'ho il vinello. Ok, ma, cioè, ma vuoi dirmi qualcosa su questo vinello? Perché quel vinello, signori, ha delle, delle peculiarità particolari. Quindi, se allora, vuoi. Dirci... Il, vinello, eh, il vinello è stato acquistato per la modica cifra di. No, scherzo! <ride> <ride> Questo è prodotto in casa eh, nel senso che io conosco la, 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 eh, la persona che, che fa la vendemmia e eh, diciamo facciamo eh, uno scambio tra virgolette. Eh, mh, io e' pure posso... solidale, esatto. Eh, quindi è bellissimo. Lui lo commercializza anche in. Nelle, nelle putichelle, come si suol dire, che sarebbero i negozietti eh, piccolini, eh, le botteghe. Uh -huh. Quindi, eh, che ci sono dovunque, per, per fortuna, e lunga, lunga vita alle putiche: <ride> assolutamente, assolutamente. Eh, e quindi. Diciamo che mi hai tirato il gancio per ovviamente un'altra tematica che è connessa al, al corto, che è ovviamente il commercio, o comunque il, 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 eh, uno stile di vita e un, un consumo eh, consapevole e ovviamente in linea con eh, la propria idea di, di cambiamento, tra virgolette. No? Quindi. Sì. Uh, non mi stancherò mai di dire che quanto pesano i nostri acquisti all'interno del, della nostra vita. Ehm, cioè, eh, il peso degli acquisti nella nostra vita è molto alto, quindi eh, so che magari informarsi costa, costa tanto, eh, però è, è necessario per, eh, per avere un minore impatto assolutamente. Muovere, muovere qualcosa. Assolutamente, e come dici tu benissimo, e questo è una cosa che tu ritrovi in, anche nella realtà quotidiana, ma è una grande legge anche del mercato, se vogliamo, che come dire, si può come dire, votare col portafoglio, oppure si può scegliere anche proprio come acquirenti la, 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 tramite la scelta di acquisto, tu fai, decidi o no una filosofia di vita. Una, una, sulla, sulla esatto. realtà, che poi il, uh, sì, il consumo critico, nel senso che eh, nel, nel senso ovviamente più nobile della parola critica, <ride> che certo, non... assolutamente, assolutamente, che anche quella ha uh, assunto un'accezione negativa. Ma purtroppo, <ride> eh, ma come dire, eh, no, noi si viene dalla parte della Magna Grecia. La critica era quella critica tipo sì, diciamo che assolutamente... Dovremmo toglierci, cioè dovremmo, anche questo corto è anche un, una preghiera nel non eh, diciamo farsi promotori di una, di contrapposizione, di astio, eh, di critica negativa, negativa ecco, eh, verso, verso ciò che non conosciamo, verso anche una persona, nel senso che comunque siamo bombardati al giorno d'oggi di haters, di eh, etichette che vengono messe l'uni sugli altri. Eh, sinceramente penso che sia giunto il momento di, di, di opporsi anche a questo. Ecco. Assolutamente, d'accordo, assolutamente. È sempre un concetto ecologico, eh? perché non si può vivere in equilibrio con la natura fin quando... Uh, non, non si vive in equilibrio in comunità quindi applausi per questa <ride> ragazzi segnatevelo perché è assolutamente come dire condivisibile ma mi facevi venire in mente un'altra cosa adesso prima dicevamo come legare la puntata col cambiamento climatico in realtà okay. mi è venuta in mente anche un'altra cosa è proprio il, rac il racconto anche a uno delle mie esperienze allora, chi segue il canale sa che Segue le negoziazioni internazionali sul clima, no? E, e in una in particolare, quella che fu in Polonia nel 2019, eh, come dire, mi, mi ha fatto quello che mi dicevi, mi ha fatto ricordare quella situazione, perché ehm, all'interno delle negoziazioni c'è un corpo che si chiama SABSTA, che è un acronimo tecnico, eccetera, eccetera, che però è un po' quell'organo delle negoziazioni che elabora le informazioni per i decision maker o per i decisori politici. Tipicamente sono le informazioni scientifiche, no? Ma in realtà non solo, perché ormai da una serie di, come dire, di, di, di negoziati eh, hanno introdotto anche questa cosa che si chiama pia piattaforma della conoscenza indigena. Mm -hmm. che Praticamente è una sorta di rappresentanza e veicolo delle informazioni delle popolazioni indigene all'interno delle decisioni che poi vanno a portare al cambiamento climatico. Cioè, non c'è solo la scienza, c'è anche la conoscenza indigena tradizionale, che non è codificata come la scienza, ma gli è dato un valore, no? E allora in queste, in queste negoziazioni è successo che. Su questa cosa delle conoscenze tradizionali tutti i decision maker, tutti noi si sono messi d'accordo, sulle conoscenze scientifiche no. E quindi la base conoscitiva della... che era rimasta in quella dichiarazione lì, per cui c'era accordo, insomma si poteva andare avanti, era la conoscenza tradizionale. E ci fu il, il, come dire, il leader delle, della costituente degli indigeni, perché là ci sono tutte le varie rappresentanze, eccetera, eccetera. Che ha detto: Ecco la nostra conoscenza, che avete tanto denigrato, vi sta salvando perché noi ci siamo sempre rimaniamo lì e faccio, vi come dire, vi supportiamo, siamo da base. No, E un po' cioè, come dire, mi, mi ha fatto sorridere perché sì, sì, sì. Allora, diciamo che eh, la forza di una de, delle conoscenze che tu dici, ovviamente connesse a eh, alle tribù indigene o comunque alle chiamiamole eh, cioè la, la la il concetto di subcultura no eh, è comunque eh, solo buono che eh, che venga comunque eh, protetta e tutelata nel senso che comunque eh, soprattutto nelle tribù la la, 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 la propria cultura è eh, connessa strettamente alla sopravvivenza della, della tribù intesa come, come, eh, come comunità, quindi è strettamente legata a usi e costumi che ovviamente eh, l'antropologia, eh, gli antropologi eh, studiano e ovviamente anche il loro ruolo tutelarle da questo punto di vista. Eh, è normale eh, secondo me deve essere così non perché sempre sia migliore una cosa dell'altra nel senso che la scienza è oggettivamente eh, una, eh, una branca del del benessere poniamolo così eh, che ovviamente è eh, data da eh, un processo scientifico eh, oggettivo, nel senso che eh, azione, reazione eh, o comunque è problema e soluzione poi tutte le dinamiche non sto qua a fare la, ovviamente la professorina però cioè, eh, tutte le dinamiche che ci stanno dietro ovviamente la, 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 il mercato sanitario ovviamente non, 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 non entriamo in, in argomento però eh, la questione è che eh, come ovviamente si, ci si curava una volta eh, non ti avrebbe salvato dalla polio eh, però sicuramente eh, cioè, eh, ogni cultura ha i suoi metodi eh, eh, popolari tra virgolette chiamiamoli no? il concetto di eh, credenza popolare eh, cioè è parte di una cultura stessa e certo. il fatto che comunque venga tutelato in un organo eh, europeo eh, penso che sia eh, solo, solo ottimo per... Eh, ma sì, ma, ma ti riguardo. dico di più, nel senso che eh, molte delle conoscenze indigene eh, vengono utilizzate proprio anche nei programmi di mitigazione del cambiamento climatico a livello... Eh, locale, magari di alcune province, non so, del Latino America o dell'Africa, eccetera, eccetera. Perché, per esempio, loro conoscono quali piante assorbono meno acqua piuttosto che no, non, non, magari non le chiamano con i nomi scientifici, sanno quali sono, però, capito? Eh, da, da qui c'è la conoscenza e la competenza di ovviamente conoscere la natura per non eh, sfruttarla in maniera negativa, ma sfruttarla in maniera positiva, nel senso che. Eh, c'è cioè anche la, eh, le proprietà che derivano dall'utilizzo eh, della natura inteso come eh, ovviamente flora per eh, la naturopatia eh, proviene da lì nel senso che comunque ha dei de principi e dei fondamenti eh, cioè, ci sono la medicina cinese si basa tutta su eh, Diciamo, eh, agenti e reagenti comunque naturali eh, che poi usano il grasso l'olio di tigre quello è un'altra questione però eh, non, non diciamo eh, no. no. comunque no che a me piace lo sai mi, mi conosci mi piace andare seri serie e poi io, ovviamente certo, certo, a leggere assolutamente eh, nel senso che se tu vai a studiare tutte le culture, anche la nostra popolare, come tutte le regioni d'Italia, eh, troverai eh, roba pazzesca. Nel senso che non cioè, eh, la, 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 invece di prenderti lo Xanax Taglia eh, eh, cioè, ehm, eh, eh, unire una meditazione con magari un rilassamento naturale che può avvenire con. Uh, calendola, camomilla o comunque cioè, non per sempre contrapposizione nel senso che uh -huh. ovviamente eh, non sto a fare la, <ride> la contrapposizione tra eh, chi ha una, eh, una patologia e eh, ovviamente ha bisogno di un farmaco ma eh, diciamo che certo, sì, sì, anche sì. l'utilizzo naturale di metodi naturali può eh, comunque avere un effetto di aumento di benessere per l'uomo prima di eh, magari ricorrere a metodini troppo violenti, mi... tra virgolette. Assolutamente, mi ho fatto venire in mente una, una cosa eh, proprio in relazione alle erbe, no? Nella uh -huh. eh, zona appunto dove, dove vado io c'è questa menta che in, in inglese è, aspetta, si chiama, eh, beh non mi viene in mente, però, ah Penny Royal, ecco si chiama Penny Royal, però è, è praticamente, eh, in italiano è la menta puleia, aumenta, uh -huh. eh, ha un aroma particolare, è fortissima, no? e quella, eh, mi spiegava mia mamma una volta, che quella è, la, la chiamano anche l'erba degli ubriachi perché ci fanno il beverone <ride> dopo, gli, dopo, la, dopo che ti si è preso la ciucca per tirarti su no? vabbè e... anche, anche l'olivo cioè, eh, l'olivo ad esempio cioè quando stai male di stomaco o, o il, eh, il il cosa come si chiama eh, l'alloro sì. Hanno delle cioè, la, la proprietà eh, che la conoscenza popolare eh, che tutto il mondo ha, eh, legata ovviamente alla conoscenza della natura, è immensa. Certo. Proprio per eh, l'ecologia, eh, cioè riscoprire tutta quella conoscenza e eh, utilizzarla, eh, sarebbe no, infatti, cioè, sarebbe quell'equilibrio, cioè quando non puoi non devi usare lo xanax eh, scusate se diciamo ancora di nuovo questo nome e puoi usare qualcos'altro e questo ti dico anche a livello di impatto sull'ambiente adesso non, non vogliamo entrare nel tecnico ma no, non è gratis come dire usare lo xanax sia nel nostro organismo sia poi per come viene come dire Metabolizzato questo, questi, questi principi perché comunque sono sempre eh, dei principi attivi che sono all'interno di una composizione chimica biodegradabile con, con, certi, con certi, come dire, certi parametri. Famoso, ad esempio, è eh, negli anni '90 eh, la presenza di interferenti endocrini nelle acque perché c'era un utilizzo spropositato di farmaci, e, eccetera. Insomma, quindi. Anche l'utilizzo super farmacologico, per quanto le, dire, non siamo qui a discutere della bontà dei farmaci, non siamo no, 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 assolutamente. No, eh, diciamo eh, diciamo la, essenzialmente che eh, uno deve eh, prima di cambiare la macchina. O comunque eh, di rottamarla, eh, poniamolo esatto. così, dovrebbe portarla dal meccanico. Nel senso Esattamente. Che, eh, a, a andare a intervenire con, uh, troppo tardi magari, quando eh, abbiamo dei, dei, degli squilibri, perché poi si tratta di squilibrio, eh, degli squilibri personali, eh, andare a, eh, diciamo, accorgersene qui d'ascolto prima in tempo con. Metodi che giustamente quando ancora la situazione è eh, passami il termine, eh, magari eh, a uno, due, sì. eh, eh, andare a intervenire in maniera naturale con eh, tecniche di meditazione, rilassamento, eccetera, eccetera, quando è a 7, eh, a 8, a 10, eh, diciamo che è un, pochino, un po' troppo tardi. Certo. Po ci sono persone che, eh, ovviamente, non. non, non non riescono a interrompere questo, eh, questa, questa dinamica prima con altri miei metodi e, e quindi devono ricorrere a farmaci, nel senso che non è sempre meglio o peggio, e sono due cose diverse che hanno due diversi effetti. Eh... Esatto, e, e qui torna il tema della contrapposizione, cioè non, non è per forza una contrapposizione, ma semplicemente eh, capire la misura delle cose, quindi anche questo l'ecologia. Ce lo fa capire benissimo, no? Il tema della. Ma senti, allora, adesso abbiamo fatto tutti questi grandi discorsi super mega filosofici, ma adesso, adesso spesso un po' come dire, il, il mood per chiederti qualcosa di un po' più terra a terra. Cioè, ma nel girare questo corto, ci sono stati dei momenti così ti fanno infatti, cioè, quelle cose simpatiche che ti sono capitate. Allora. Sì, allora eh, c'è da dire una cosa, il corto è stato tutto girato in presa diretta, perché ovviamente non abbiamo girato nessun copione, cioè non è niente di artefatto, cioè tutto in presa diretta, eh, le, le, cioè, io ho intervistato eh, Caterina e Armando in maniera totalmente naturale, conducendo eh, la, eh, la cosa per... Ovviamente eh, sapere che cosa ne pensassero eh, su determinate tematiche, eh, sì, sono successe un sacco di cose, nel senso che comunque, eh, mentre, mentre giravamo, eh, c'era Armando, che ovviamente era, nel suo, nel, nella sua, nel, nel suo luogo di, di intreccio, perché lui ci diceva intreccia o in Mansarda dove c'è più luce. O, eh, in, in cantina perché c'è più fresco, dipende da, da, da come il tempo. E praticamente in, in tutti e due i luoghi eh, Armando era sempre seguito da Caterina, e quindi praticamente in tantissime, eh, ovviamente, scene tagliate, no? Cioè, comunque l'intromissione di, di Caterina nel, nel, nel background del, del coso, no? cioè, perché è, è bellissimo che quanto fossero... Eh, Co presenti l'uno con l'altro ed era bellissimo vederli perché lui era presente quando c'era lei e lei era presente quando c'era lui bello. molto bella questa cosa eh, cioè, di scene tagliate ce ne sono perché io poi sono eh, mi lascio trasportare dalle storie quindi mh, gli ho chiesto tutto lo scibile umano che potevo tirar fuori è stato meraviglioso eh, poi ho dovuto diciamo, incrociare tutto in maniera pazzesca, eh, però è stato un lavoro bellissimo. La scena più bella che ha creato, molta, eh, che si sente nel, nel cortometraggio, eh, era un uccellino in gabbia che ci aveva Charmando e che praticamente durante le, le riprese cantava. Quindi praticamente <ride> si sente questo eh, cardellino che fa un. Canta squarciagola, che ha, cioè, ci ha provocato tipo, molti problemi dal punto di vista di montaggio, perché ovviamente c'era questo sonoro che era intervallato da questo canto di questo uccellino, che per carità, cioè, nel senso, dal punto di vista naturale... Gradevole, ecologico però in quel momento... Esatto. Però era troppo alto, quindi era... Eh, Proprio è stato difficile, vabbè, in post produzione gestirlo, però ce l'abbiamo fatta. Eh, però mi ha fatto sorridere perché cantava nei momenti più in, inappropriati, tra virgolette, perché c'era, magari eh, stavo intervistando Armando, quindi serviva comunque un silenzio particolare per prendere la voce in maniera eh, pura, tra virgolette, più pura possibile. E ovviamente questo, i suoni di, ambientali bellissimi. Però c'era sto cardellino che ovviamente c'era questa voce da soprano, <ride> quindi si sentiva ogni 3x2, ogni ed è stato bellissimo. Ci, faceva troppo, ci ha fatto troppo ridere nel, nel, nel girarlo. È stato simpatico, sì. Bene, bene, insomma, insomma e vi siete divertiti. Ma quanti erano? cioè più o meno. L'hai mai girato solo tu oppure avevi una più? immagine? Allora, cioè. eh, io ho coinvolto in questo progetto eh, un videomaker che si chiama Aldo Albanese ed è una, una persona che comunque anche lui è interessata eh, all'ambiente, alle tematiche ambientali. Eh, comunque, lui lavora come videomaker e gli ho chiesto di seguirmi in questa. Tra virgolette avventura, e eh, quindi ha, ha accettato con piacere di, di aiutarmi a raccontare questa storia. Eh, lui è molto, cioè, molto, eh, è stato molto anche lui. Treno, scusate, non so se sentite. No, non sentiamo, però. Okay, perfetto, no, non è, non è, non è come un uccellino questo no. <ride> No, perché sta facendo molto rumore, quindi eh, comunque eh, ho chiesto di aiutarmi in questa, in questa cosa eh, perché ha una fotografia che a me piace molto, eh, nel senso che è molto sensibile nel, eh, nel recepire determinate... Eh, eh, richieste da parte di un cioè interpretare a livello di immagine eh, o di inquadratura un, un determina, una determinata richiesta. Nel senso che io volevo molto eh, raccontare eh, la storia con concentrandomi sui particolari, eh, quindi piani molto stretti eh, o totalmente panoramici. Quindi comunque questa dualità Uh, di, di, di gestione della, uh, de, de, de la, della ripresa e poi vari uh, comunque la, la, la diciamo la uh, tutto il lavoro è nato da uh, un confronto infatti abbiamo scelto di uh, firmare la coregia nel senso che poi ovviamente non uh, quando ti interfacci su uh, come girare una cosa eh uh, come girarlo in un modo o in un altro, è ovviamente è un dialogo, è un lavoro a livello registico eh, che abbiamo fatto insieme. Eh, infatti è stato, cioè, nel senso, è, è un bel lavoro di gruppo, cioè, a me è piaciuto proprio perché è stato un lavoro totalmente naturale, è stato un lavoro che non... non sapevo, cioè, io sapevo cosa volevo raccontare come l'avrei raccontato, però non eh, cioè, è stato tutto un, un dover incastrare adeguatamente eh, quello che stavo vivendo ed è stato molto molto, molto bello come esperienza. Bene, e si vede che anche da come lo racconti, come dicevo prima, che questa bellezza l'hai vissuta e la sai trasmettere, secondo me. Grazie. E... Bene, allora siamo arrivati alla nostra ora classica di come dire, con cui facciamo questo appuntamento. E quindi abbiamo avuto l'opportunità di conoscere un po' Martina, di chiacchierare anche eh, di ecologia, ma non solo, di relazione anche con, eh, con gli antichi saperi, con i luoghi, eccetera, eccetera. Eh, abbiamo avuto l'opportunità anche di conoscere questa bella, secondo me, esperienza e realtà che è quella di Chiano Chiano che verrà presentata domani. Adesso, Martina, faccio apparire al schermo la locandina dell'evento sì. eh, dell e ci dice un po' cosa appunto accadrà domani. Allora, dammi solo un secondo, anche un minuto perché poi parte. Dammi solo <ride> un minuto, no, scherzo è una spalla fantastica, io ti voglio tutte le volte cioè sappico... oh, bene. Eh, vabbè Vito caro io faccio, facevo radio, faccio radio io sono eh, speaker è vero, è vero, questo non ci hai detto nulla eh. se vuoi in questo eh, momento che, che sistemo come sono direi... anche una voce che narra racconti ecco dai, no, no, raccontaci ecco. prendiamoci un minuto per questo racconto che secondo me dà un, un altro spicchio di, di te che mm -hmm. aiuta a capire anche, secondo me, l'opera. Perché, eh, appunto, da, vai, vai pure, perché secondo me questo è un aspetto interessante che chi ci ascolta... No, vabbè, eh, eh, occupandomi di comunicazione, di narrazioni, avendo fatto anche teatro, sto riscoprendo, avendo fatto anche radio, eh, ho riscoperto la, sempre casualmente la... Eh, ho riscoperto la passione per comunque la voce e quindi sto, 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 mi sto dedicando alla lettura di, di, di racconti eh, sto collaborando con, con una radio che è Radio Roccella che è una radio eh, storica dagli anni 70 che eh, vive e fa vivere eh, Roccella e la, la zona ionica del, di questo territorio eh, è molto emozionante eh, ca altrettanto casualmente sono venuta a contatto con una radio che si chiama radio senti chi parla ed è una radio per i eh, stavano cercando voci per leggere audiolibri eh, mi sono proposta eh, mi hanno subito detto che gli piaceva la mia voce e... Mi hanno scelto come voce ufficiale della radio e quindi sto anche collaborando con questa radio di, di, di Padova a distanza, eh, sempre per volontariato, è eh, eh, emozionante. Bello, molto molto interessante cara, quindi dove sì. possiamo sentirti cara? Poi eh, allora, a sentirti eh, c'è il sito radiorocella.it che tramite ci sono tutti i programmi. Eh, eh, e tu, tu quando vorrai. è che sei in onda allora io al momento non sono in onda perché eh, essendo eh, <ride> essendo, eh, diciamo, il, 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 ci si deve mixare adeguatamente con impegni di lavoro e, e impegni di certo eh, certo di. Eh, proprio impegno volontario e eh, quindi ho ahimè dovuto mettere da parte eh, questa questo quest hobby eh, per, per un attimo però come disse Rossella Ara to, eh, no, come disse a Rossella oh, oh ehm, non ti preoccupare tornerò Ottimo, <ride> ottimo sì, sì. E comunque per Ad ascoltarla punto. andiamo sul sito. Per ascoltarla di... si, sì, radiroccello.tt o radiosentichiparla.org, e... oppure sul canale YouTube, Martina Rascilla, ci sono gli audio racconti. E... Ecco, magari non... mandaci il link anche in chat, così poi okay. dopo sotto la diretta lo mettiamo. Nel frattempo, ho trovato la locandina, eccola qua. E cosa accadrà domani? Allora, però... cosa accadrà domani? Ta -ta allora, domani presenteremo assieme ovviamente al, all'altro regista, Aldo, eh, il documentario. Questo um, quest evento è stato organizzato dall'Osservatorio Ambientale per la Vita, che è un'associazione che da anni è attivissima sul territorio per, eh, come associazione ambientalista e ecologista, eh, che ovviamente si... Eh, eh, diciamo, ha, ha, ci, ha, ci ha aiutato nell'organizzazione di questo evento. Eh, perché non vorrei fare lo spoiler, però, nel docu corto trattiamo una tematica, eh, ovviamente facendo vedere eh, una problematica eh, territoriale su cui eh, ci si sta battendo da diversi anni, eh, che per purtroppo, eh, Burocrazia molto lenta, eh, eh, diciamo stiamo aspettando di eh, conoscere la, eh, le tempistiche di risoluzione, eh, che sono le, le nostre care le amate fiumare, che sono, ahimè, purtroppo eh, troppo piene di rifiuti, eh, anche tossici eh, alle volte come Eternit o rifiuti eh, elettrici, quindi ti lascio immaginare eh, dal punto di vista ambientale che cosa c'è. Eh, detto ciò, eh, ci confronteremo, diciamo, faremo vedere il docu corto che dura 12 minuti, eh, ci confronteremo successivamente con chi vorrà eh, discutere come abbiamo fatto noi stasera sulle tematiche del corto eh, con magari un breve dibattito diciamo, molto eh, molto tutto improvvisato quindi diciamo che eh, ci saranno presenti eh, eh, ovviamente i coniugi eh, Bolognino, quindi Caterina Macri e Armando Bolognino a questo corto, alla presentazione, eh, ovviamente sono stata molto molto felice che loro eh, abbiano accettato il nostro invito perché sono stati, eh, ci, hanno, ci hanno davvero aperto una, una, una porta sul, sul loro mondo e sono stati di una... Disponibilità eccezionale e quindi ci, ci confronteremo un po' su, uh, su, su che vuol dire abitare un territorio, magari bene, bene. Grazie mille, Martina, anche per questa Grazie condivisione. Perché... Eh, una cosa che ho dimenticato di dire è che le musiche ovviamente sono state sempre eh, in ambito di dono, sono state donate dal, da Francesco Lucisano, che è un artista locale, eh, che è molto amico di Aldo, eh, e quindi Aldo parlandogli di questo progetto, eh, Francesco ha Voluto e a, ci ha tenuto comunque a donare queste musiche per, eh, per questo corto. E, diciamo, aumenta, la, cioè la poesia del, di, di, di ciò che è narrato nel corto è narrato con molta sensibilità, ecco. Grazie, assolutamente. Principale. Assolutamente questo dettaglio, come dici tu, aggiunge poesia a questa bella esperienza che sono grato. Di, come dire, eh, di aver avuto la possibilità di sentire stasera anche su, sul canale di Absi. Quindi grazie ancora Martina per la tua condivisione. Vito, e... Grazie a te del, dell'invito. Vito, grazie dell'invito, basta. <ride> <ride> di avermi chiamata. Eh, niente, sono davvero stata emozionata nel parlare qui eh, in questo tuo spazio perché davvero non, non sono abituata alle interviste, mi fa piacere che la nostra sia stata una chiacchierata davvero molto molto rilassata e spero che tu sia rimasto soddisfatto diciamo, di, della chiacchierata quanto lo sono stata io. Assolutamente, assolutamente. Allora ringraziamo ancora Martina e chiudiamo lo spazio e seguiteci sempre su... Abs in Italia mettete like alla pagina, metteremo poi il video anche sul nostro canale YouTube. Seguite anche Martina su YouTube, il tuo canale se vuoi recitarlo, poi lo rimettiamo in uh, come link. Sì, eh, il mio canale si chiama come me, Martina Raschilla, quindi... Okay. <ride> la... a seguire anche Martina. Sì, sì, la, il podcast si chiama Letture Liquide. Ottimo, ottimo. E Anche lì sono letture scelte con, con un, diciamo, un non a caso, diciamo con un, un senso ovviamente di sempre per creare dialogo e confronto dietro. Ottimo, grazie, allora. grazie mille. Grazie e buonanotte a tutti, e alla prossima. Ciao. Buonanotte, ciao.